Forse una superpotenza anche più corretto. Direi che si parte. La macchina che vedete in pista è legata a uno sponsor importante per la Federazione Italiana Sport Ghiaccio, la Suzuki. E direi che una macchina che ben si sposa sul ghiaccio, esatto. La neve. E vi annuncio che questa sera scopriremo anche qualche personaggio noto a chi frequenta il pattinaggio a rotelle e in generale gala, ma magari meno al grande pubblico, e credo che rimarrete sorpresi, ma non vi annuncio niente. Insomma, ci sono tanti motivi per divertirsi e ripeto, questo è un bel regalo che viene fatto al pubblico di Eurosport, sempre affamato di pattinaggio, sì. Specie quando è di alto livello come in questa occasione, veramente sarà uno spettacolo eccezionale. Speriamo che possa essere anche un volano per le società locali dell'area di Bologna e dintorni, che sicuramente possono trarre grande beneficio da eventi di questo tipo che regalano grandissima visibilità a questa disciplina. Ovviamente una menzione va a Skate Power, che di fatto si occupa dell'organizzazione dello spettacolo, delle coreografie, dei numeri, anche della gestione degli atleti che scenderanno in pista, in quale ordine. La cosiddetta scaletta dello spettacolo, dell'esibizione, del galà. E questo è il numero iniziale che vede coinvolti tanti ragazzi che pattinano a livello agonistico su rotelle. Si cimenteranno in questa occasione con attrezzo differente, ma ne abbiamo commentati tanti che sono passati dalle rotelle al ghiaccio, peraltro non solo in Italia. Lui non è l'ultimo arrivato, si chiama Luca Tocco, è stato anche vice campione mondiale su rotelle, ma è un artista tutto tondo, seguitelo con attenzione. Scatta l'applauso per Luca, ma non è finita qui. Un vero e proprio medley dei brani dei Queen con Luca che
interpreta, come vedete, Freddie Mercury. Nel mentre qualcuno ha eseguito anche un backflip, spiega cos'è un backflip al volo. Un salto mortale che ruota con l'asse di rotazione diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, non roba da poco. Theater School, che cantavano live questo brano dei Queen, Another One Bite the Dust. Questa è invece una coppia di danza, Tiestoni e Giovanni Piccolo Antonio, campioni del mondo a livello junior della danza a rotelle. In realtà questa è una coppia d'artistico che ci ha presentato anche un doppio lanciato, non male, considerato che sicuramente anche loro vengono dal mondo delle rotelle. E sono state diverse le coppie che sono passate dalle rotelle al ghiaccio in Italia. Adesso arriva al gran completo un gruppone di pattinatrici e pattinatori delle scuole locali. Bello anche questo connubio tra pattinaggio su ghiaccio e danza e anche canzoni cantate dal vivo da questi bravissimi ragazzi della scuola Music Theater School. Abbinamento che ricorda un po' anche spettacoli che vediamo anche in Svizzera, Art on Ice per esempio, che spesso abbina musica dal vivo a performance di pattinaggio di ghiaccio e anche danza magari mescolata.
veramente sono belle opportunità per questi giovani ragazzi che iniziano ad affacciarsi a questa disciplina e possono già godere di esperienze di questo tipo, pattinare davanti a un pubblico molto numeroso, vicino anche a campioni di diverse specialità, di diverse discipline. Abbiamo visto prima diversi atleti di alto profilo del pattinaggio a rotelle, ci sarà modo di vedere anche campioni di pattinaggio su ghiaccio più avanti. Ecco che piano piano tutti i giovani ragazzi delle scuole di pattinaggio locali lasciano il ghiaccio e lasciano la scena agli artisti della scuola di musical. Di nuovo i ragazzi del pattinaggio a rotelle che chiudono questo numero di gruppo d'apertura. Il numero di apertura di Ball on Ice. Questa è una prima volta importante per Bologna. L'impianto è di alto profilo. Parliamo di uno dei palazzi dello sport più importanti del panorama italiano.